Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi andremo ad attivare la retroilluminazione di quando attiviamo la freccia, come in questo caso che andiamo a mettere la freccia. Se avete fatto caso, il LED, questo qua, la luce diurna si spegne e lampeggia solo la freccia. Con questo adattamento che adesso vi farò vedere, faremo sì che questo LED rimane sempre acceso anche nell'immissione della freccia, sia per il lato sinistro che per il lato destro, così che questo LED rimane sempre retroilluminato anche quando la freccia è accesa, così come state vedendo adesso. Sia per la freccia di sinistra anteriore sia per la freccia di destra anteriore. Per fare questo ci vuole il nostro OBD11, adesso vi farò vedere. Una volta entrato nella macchina, noi abbiamo e utilizziamo il nostro OBD11, che in questo caso già l'ho collegato sotto la macchina, e ci facciamo la nostra codifica, che adesso vi farò vedere come si fa. Come sempre, andiamo nella nostra applicazione OBD11, ce l'apriamo e ci facciamo la scansione di tutte le centraline. Io in questo caso la scansione di tutte le centraline già l'ho fatta, così da abbreviare un po' il video, che altrimenti diventa un po' troppo lungo. Che facciamo? Una volta fatta la scansione, e se ci dà eventualmente qualche tipo di errore o di allarme, andiamo là a cancellare l'errore che adesso che ci dà. Poi andiamo nelle centraline della macchina e andiamo a selezionare la nostra centralina. Questa codifica non utilizzerei dei crediti per fare questa codifica qua, ma siccome andiamo a intervenire direttamente sulla centralina, andiamo solamente a codificare la centralina senza utilizzare i crediti. Non andiamo nelle applicazioni, quindi qua andiamo a consumare i crediti, come in questo caso, ma andiamo direttamente all'interno della centralina della macchina. Andiamo. Per fare la codifica dobbiamo andare nella centralina elettronica, che sarebbe quella 09, questa qua. Poi andiamo in adattamento e qua abbiamo questo sottomenu a tendina, vedete? Noi andiamo qua in circa, scriviamo Leuch T, T, così vedete? Leuch. E qui abbiamo tutta la lista di questa con questa parola qua, Leuch. Poi andiamo in Leuch 2 SLVLB10, eccolo qua, già uscito. Quindi dobbiamo trovare questa parola qua, Leuch 2 SLVLB10. Questo qua vale solo per la freccia sinistra, perché ogni codifica vale per una freccia. Questo qua è per la freccia di sinistra e poi adesso vi farò vedere per la freccia di destra. Selezioniamo, ecco qua, e ci dà tutta questo menu, diciamo, all'interno di questo sottomenu. Tutte diciamo, le opzioni che si possono cambiare e che possiamo modificare, che possiamo diciamo adattare e fare altre codifiche varie. Noi in questo caso andiamo soprattutto e andiamo dove ci tocca qua, dimmer AB2. Vedete che adesso porta 30? Ok, selezioniamo e andiamo qua. Ci sta da uscire da 0 a 127. Questo qua sarebbe la retroilluminazione del LED a 30 e 0, diciamo, spinto, come appena avete visto adesso. Noi andremo a fare il diametro a 127, cioè la massima retroilluminazione. Faremo 1, 2 e 7. Confermiamo e andiamo ad attivare la codifica che abbiamo fatto. Clicchiamo e teniamo premuto e ci dirà un codice di sicurezza. Mettiamo il primo 31347, ci clicchiamo sopra, si seleziona in automatico e andiamo a cliccare nuovamente OK. Caricamento, salvataggio, adattamento accettato. Avete visto?
Questo qua vi ripeto che è solo per la freccia di sinistra, che adesso vi faccio vedere, e dopo vi faccio vedere anche per quanto riguarda la freccia di destra. Usciamo, ok, e vi faccio vedere già la codifica avvenuta. Ecco qua, vedete la freccia, il faro di sinistra. Io adesso vado a mettere la freccia. Adesso voi lo vedete che lampeggia, perché purtroppo è la frequenza del video che ve lo fa vedere così. Però è fissa la luce. Poi quando fate la codifica ve ne accorgete anche voi. Vedete che oltre al LED della freccia, sotto c'è la retroilluminazione della luce diurna. Vediamo se riesco a farvelo vedere da fronte. Ecco qua. Questo è visto frontalmente. Vedete, oltre alla freccia, sotto c'è la retroilluminazione del LED diurno. Che voi in questo caso, vi ripeto, perché comunque la frequenza del video è bassa, riuscite a vedere che il LED quasi sfarfalla o comunque lampeggia. È normale. Però nel momento in cui fate questa codifica, vedete che comunque il LED è piena luminosità. Oltre alla freccia c'è la retroilluminazione tutto, che al lato destro non c'è, vedete che lampeggia solo la freccia. Invece da quest'altra parte, oltre alla freccia, c'è la retroilluminazione del LED diurno. Adesso andiamo a fare la codifica per il faro destro. Andiamo. Eccoci qua. Adesso invece andiamo a fare la codifica per il faro di destra, per la freccia destra. Per fare questo adattamento andiamo nuovamente dove stavamo prima, in adattamento. E ecco qua un'altra volta il nostro menu. Qua andremo nuovamente a mettere l'EUCHTE, così. Però non andremo a mettere, diciamo, la parola di prima, che sarebbe l'EUCHTE 2SLVLB10, ma andremo a mettere l'EUCHTE 3SLVR, ecco qua, già uscito, VRB21, VR21, VRB21. Andiamo a selezionare e ci dà lo stesso menu a tendina di prima, lo stesso, diciamo, sotto menu di prima, con tutte, diciamo, le attivazioni e le codifiche che si possono fare. Noi adesso che ci interessa, come prima, sempre DimWert AB30, che adesso vedete che AB3, scusatemi, che adesso è a 30, vedete? Questo codifico, diciamo, questo adattando qua da 30, dobbiamo portare al massimo, come già impostato qua, 127. Mi avevo fatto vedere prima per l'altra freccia. Andiamo a confermare e a confermare la codifica. Una volta fatto ciò, ecco qua. Non ci chiede un'altra volta il codice di sicurezza, perché già l'abbiamo messo per fare l'altra freccia. E adesso io non ci tocca nient'altro che andare a vedere la codifica effettuata. Ok, usciamo dalla centralina come sempre, ok, e andiamo a vedere l'adattamento per l'altra freccia. Mettiamo le quattro frecce. E adesso faccio vedere l'altro faro. Ecco qua, a codifica avvenuta. Vi ripeto, adesso forse dal video vedete che sfarfalla un po', perché è la frequenza dell'immagine ed è normale così. Però se vedete, vi ripeto, di sera, comunque riuscite a vedere quando avete fatto la codifica, vedete che l'effetto ci sta. Ok, questo qua è il lavoro finito. Spero come sempre vi sia piaciuto. Come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale, seguitemi, attivate la campanella e che dirvi, ragazzi, al prossimo video. Ciao ragazzi!